Un altro dettaglio evidenziato dagli utenti del canale: sul furgone, lato passeggero e lato centrale, sarebbe presente un sacco. Questo sacco adesso lo vedrete riproposto in alcuni scatti e non ci sarà più nella foto in cui invece dietro si vede la pattuglia. A seguire invece una storia che sembra riguardare i tralicci. Ciao, questo video dove c'è traliccio c'è mistero, mi fa venire in mente quello che io sto vivendo. Io per ora sono viva, ma mi spiego meglio. Nella mia vicenda tutte le scenografie che apparecchiano sono precedute da luce e gas. Anch'io sono sottoposta da tempo a riti, ma stanno facendo in modo che io risulti con problemi mentali. Ho scoperto che la mia famiglia non so come è entrata nella santa. Ne fanno parte persone che hanno un normale lavoro, appartenenti alle forze dell'ordine, gente di tutte le categorie sociali, ma che hanno contatti o per scelta libera o costrizione. Nel senso che, come penso sia avvenuto nel mio caso, le persone vengono perseguitate con riti esoterici, fatti da questi adepti organizzati a rete, e coinvolgono anche la famiglia del perseguitato in modo da isolarlo. C'è una forte messaggistica, ma il problema è nelle forze dell'ordine. Sono negli uffici denuncia in modo da rendere impossibile ogni contatto o quantomeno difficile la possibilità di essere scoperti. Esistono copioni a cui aderiscono pienamente, cioè prima rappresentano la storia inventata, esempio un incidente o altro. Quindi seguono la persona, perché i riti li fanno in presenza della persona, sfacciatamente perché sono sicuri del fatto loro. E poi i bravi fratelli massoni mafiosi eseguono il lavoro sporco. Quindi se hanno rappresentato un incidente ci saranno le persone che ad hoc lo realizzeranno, ma ci saranno anche appartenenti alle forze dell'ordine o altra categoria che copriranno gli altri bravi fratelli massoni, magari psichiatri. A me hanno tentato di fare un TSO organizzato da mio fratello, con la collaborazione dello psichiatra dell'ASP, che mi chiese solo nome e cognome e cominciò a stilare una prescrizione per malati psichiatrici. La mafia è il braccio armato della massoneria. Questi non hanno pietà di nessuno, perché in realtà sono sacrifici umani scelti tra le persone cristiane. Se scoprono che preghi ti perseguitano, ti pedinano, ti stalkerizzano, ti rovinano la famiglia e il lavoro. Così o cedi o sperano che ti suicidi, o lo fanno loro, e i certificati psichiatrici servono all'impunità. A quanto pare ci sono due gruppi, uno che agisce per gli ospedali e uno per i supermercati, e sono tutti collegati dalla Sicilia al nord Italia, compresi albanesi, rumeni e russi. Stai attento però a divulgare questa cosa, ci sono anche persone che si fingono fortemente religiose per arrivare al loro scopo. Sono organizzatissimi e sanno che nessuno crederà alla vittima, nemmeno i preti. Ma su questo stendiamo un velo pietoso. Utilizzano le calamite, usano la forza di Lorenz per provocare incidenti, sono quindi elettrotecnici. Scaricano anche l'elettricità sulle persone durante gli esorcismi in chiesa con le calamite. Creano una forza repulsante con calamite dello stesso polo per alterare il campo elettromagnetico della persona e indurre malessere, e lo amplificano con le antenne televisive. Ciao!